Ciao a tutti e benvenuti al video durante il teorema di Gauss. Partiamo subito con l'enunciato. Il numero di linee del campo elettrico che attraversano un'immaginaria superficie chiusa è proporzionale alla quantità netta di carica racchiusa in tale superficie. Ho fatto qua un piccolo esempio e vediamo. Dunque, immaginiamo di avere due cariche, una positiva e una negativa, e di avere tre diverse superfici. Una è quella rossa, una è quella marrone e l'altra è quella grigia. Ora, poiché dalla superficie rossa fuoriescono delle linee che sono generate dalla sua carica all'interno, essa possiede una carica. Noi sappiamo che possiede una carica grazie al teorema di Gauss perché dalla sua superficie fuoriescono delle linee di campo. Lo stesso discorso possiamo fare per la carica negativa. Se invece però prendiamo in considerazione la superficie grigia, che cosa abbiamo? Che il numero di linee uscenti è esattamente pari al numero di linee entranti, perché abbiamo una carica positiva che manda fuori 5 linee e una carica negativa che fa entrare 5 linee. In questo caso, poiché abbiamo linee entranti e linee uscenti che si bilanciano tra di loro, la carica netta del corpo non c'è. Il corpo è assolutamente neutro, seppure al suo interno possegga due cariche diverse. Questo è proprio dovuto al fatto del teorema di Gauss, al suo enunciato e al fatto che ci sono tante linee che escono quante quelle che entrano. Quindi, questo è, però diciamo che questa analisi non ci dà una visione quantitativa, di questo campo elettrico, ci dà soltanto una considerazione di tipo qualitativo. Sappiamo che è attraversata la linea di campo, sappiamo che c'è una carica, oppure sappiamo che non c'è. Per poter arrivare alla formula matematica di questo teorema, dobbiamo introdurre il concetto del flusso. Per introdurre il concetto del flusso, ci si è posti una domanda: quante linee di campo attraversano una superficie? Chiaramente questo dipende dall'intensità del campo e dalla grandezza della superficie. Il flusso si indica per φ ed è uguale a E per la superficie per il coseno di alfa, dove alfa è l'angolo compreso tra le linee del vettore e il vettore superficie. Il vettore superficie è sempre perpendicolare alla superficie, quindi questa è la mia superficie, il suo vettore ne è perpendicolare, ed ha direzione uscente da essa. In questa particolare situazione, perché utilizziamo il coseno di alfa? Il motivo in maniera approfondita viene spiegato nel video riguardo i potenziali elettrici, ma per fare un piccolo ripasso, essenzialmente il motivo per cui si usa il coseno è perché si considera quella parte di superficie che è parallela al campo. Pertanto apriamo diverse situazioni, per cui se la superficie è completamente perpendicolare al campo e quindi il vettore è parallelo al campo elettrico, allora avremo che il flusso è massimo perché il coseno di 0 è 1 e quindi semplicemente avremo E per S per 1. Se invece la superficie è parallela al campo, avremo che il vettore è perpendicolare al campo e poiché il coseno di 90 è 0, non avremo flusso perché avremo E per S per 0. Quindi, introducendo questo concetto di flusso, si arriva al teorema di Gauss, che dice: il flusso del vettore campo elettrico che attraversa una superficie chiusa S è dato dal rapporto fra la carica netta contenuta in S e la costante dielettrica del mezzo materiale nel quale è situata la superficie considerata, da cui φ è uguale a Q, che è la carica, fratto epsilon, che è la costante dielettrica. Procediamo alla dimostrazione del teorema in due casi particolari. Il primo è questo, e che cosa andremo a dimostrare? Andremo a dimostrare la prima parte del teorema che dice: il flusso del vettore campo elettrico che attraversa la superficie chiusa S è dato dal rapporto fra carica netta Q contenuta in S. Ora, nel nostro caso, noi non abbiamo alcuna carica all'interno del nostro cubo e quindi dovremo dimostrare che il flusso è pari a zero. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo in questo cubo che è immerso in un campo elettrico che ha questo verso, e le uniche superfici vettore che dobbiamo considerare sono questa e questa, per il semplice fatto che la faccia superiore e la faccia inferiore, così come le altre facce,
sono parallele al campo e quindi il loro flusso è pari a zero e quindi non devono essere considerate. Abbiamo stabilito prima che il vettore superficie deve essere sempre uscente dalla nostra superficie e quindi avremo questa situazione in cui avremo E per S per il coseno di 0. Coseno di 0 perché questa superficie è esattamente perpendicolare al campo e hanno verso concorde, ma allo stesso tempo avremo anche il flusso generato dall'altra superficie, il cui verso è discorde rispetto a quello del campo. E avremo quindi E per S per il coseno di 180, perché essendo discorde, l'angolo compreso tra il vettore superficie e il campo elettrico è di 180 gradi. Il coseno di 180 è meno 1, e quindi avremo E per S meno E per S, la cui somma algebrica è chiaramente 0. E questa è un po' una dimostrazione di un caso particolare della prima parte del teorema. Andiamo ora a rileggere la seconda parte che dice il flusso del vettore campo elettrico che attraversa una superficie chiusa S è dato dal rapporto tra la carica netta Q contenuta in S e la costante dielettrica del mezzo materiale nel quale è situata la superficie considerata, che porta poi a questa formula e quindi proseguiamo la dimostrazione della formula. Allora, prendiamo una sfera. Ora, questa è disegnata malissimo, però dovrebbe essere una sfera. E immaginiamo di porre nel suo centro una carica positiva. Questa carica genera delle linee di campo che sono queste. E questa sfera ha un raggio R che ci servirà poi. E proseguiamo con il ragionamento. Allora, la prima cosa che dobbiamo pensare è suddividiamo la superficie della sfera in tante piccole superfici. Perché viene fatto questo? Perché tanto più piccola la superficie che io considero di una sfera, e tanto più questa risulta praticamente tangente alla sfera stessa, cioè tanto più risulta piana. Questo è il motivo, per esempio, per cui la Terra ci sembra completamente piana, perché essendo la Terra praticamente enorme, vivendo noi su una superficie molto piccola, per questo gioco ci sembra completamente dritta, completamente piana, anche se in realtà possiede una curvatura. Questo viene fatto affinché il vettore superficie risulti perpendicolare alla mia sfera e dunque concorde ad E. In questo modo avremo che il coseno di E, cioè il coseno dell'angolo fra i due vettori è 0 e quindi potremmo dire che il flusso è semplicemente E per delta S, dove delta S è appunto la mia superficie totale divisa per i tanti piccoli pezzettini che io vado a considerare. Se per esempio devo, per avere una superficie perpendicolare, devo dividerlo in 1000 pezzi, avrò la mia superficie divisa in 1000 pezzi, avrò 1000 piccoli delta S. Ora però, facendo questo discorso, il flusso che io trovo è semplicemente il flusso che passa per questo piccolissimo pezzo. E come faccio per avere il flusso totale? Devo sommare le tante piccole superfici che sono andato a trovare. E quindi avrò che il flusso è uguale a E per delta S per N. Perché dico per N? È un po' come quando si fa per calcolare il perimetro di un quadrato. Tu puoi fare un lato più un altro lato più un altro lato più un altro lato, oppure sapendo che sono uguali, dici 4, che è il numero dei lati, per il valore di un lato solo. Allo stesso modo dici, tu sai che i flussi sono tutti uguali, allora dici il valore di un flusso moltiplicato per tutti quanti i flussi. Quanti sono i flussi? Questo dipende in base a quanti piccoli pezzetti diviso la tua circonferenza. Ma abbiamo detto che delta S è uguale alla superficie fatto n. Quindi avremo E per S per N, il tutto fratto N, il che è uguale a dire quindi E per S, perché le due qua si semplificano. Ora andiamo a individuare questa formula qua, che è l'enunciato di Gauss, e come facciamo? Allora, ricordiamo che il campo elettrico è uguale alla forza di Coulomb fratto la carica. La forza di Coulomb è uguale a K per il prodotto delle due cariche fatto a distanza al quadrato, e la K può essere detta anche come 1 fratto 4 pi greco epsilon.
A questo punto che cosa abbiamo? Che se noi mettiamo questa formula qua dentro, siccome che abbiamo diviso Q, una delle due cariche viene eliminata. E quindi ci resta Q, KQ fatto di quadro. Se poi al posto del K andiamo ad inserire questa formula, otteniamo questo. Q1 uguale 4 pi greco, la distanza al quadrato. Qual è la distanza al quadrato? Chiaramente raggio. E quindi avremo 4 pi greco r al quadrato per epsilon 0. Noi abbiamo detto che il flusso è uguale a E per S, e quindi quant'è la superficie di una sfera? Ne 4 pi greco r al quadrato. Moltiplicando le due avremo che 4 pi greco r al quadrato si semplifica con quanto abbiamo qua al denominatore, lasciando appunto phi uguale la carica fatto epsilon 0. Questo era il video a cui seguirà il video riguardante il campo generato da una lastra carica.